Ciao. Ah, bravo, sei già qua. Perché devo rifare la radiografia? Avevi detto che era tutto a posto. Voglio avere la massima sicurezza. Hai più avuto dolore alla schiena? No, assolutamente. Bene. Ti pesa molto fare quella ginnastica? No, la sto facendo. Cosa guardi? Andiamo. Buongiorno, signor Derrick. Buongiorno, dottoressa. Cara collega, ecco, le affido il nostro paziente. Per lui noi siamo sempre troppo lenti, ma lei, mi raccomando, non gli dia retta. Gentile come al solito, dottore. Grazie infinite. Sempre la spina dorsale? Sì, sul lato destro. Dottoressa, quanto tempo ci vorrà? Oh, signor Derrick. Stefan, ti vogliono al telefono. Il tuo assistente Harry. Grazie. Riconosco che oggi è stata velocissima. Grazie, grazie. Non ti lasciano in pace nemmeno in ospedale. Certo, di Harry posso fidarmi. Grazie. Sì, Harry. Oh, Stefan, c'è stato un tentato omicidio a Pulla. Un uomo ferito gravemente al capo ha avuto solo la forza di chiamare il pronto soccorso. È già deceduto? Secondo il medico è difficile che sopravviva. È stato possibile interrogarlo? No, le sue condizioni sono troppo gravi. Comunque, se fosse vivo... Bisognerebbe tentare di parlargli, ha visto l'aggressore. In che ospedale si trova? In quello dove sei tu. Qui? Dottore, come si chiama? Dottor Arnold Bote. Grazie, Harry. Dottore, mi devi accompagnare subito al pronto soccorso da cui ricoverato. Per servizio? È urgente, sì. No, non può entrare nessuno ora. Ma io devo assolutamente parlare con il paziente. Non vede che non è possibile. Non lo può più interrogare. Può solo assistere alla sua morte. Dottore, devo comunque vederlo per motivi del tutto particolari. E va bene, entri. Grazie. Che genere di ferita ha riportato? Una ferita lacero-contusa. Con quali conseguenze? Sfondamento del cranio. Ho la sensazione che mi abbia guardato. È assolutamente impossibile. Il suo cervello non funziona più. Il paziente è appena deceduto. Grazie, signorina. Ciao Harry. Ciao Stefan. Quando siamo arrivati la macchina era davanti al garage con il motore acceso. E il garage era aperto. Evidentemente il dottor Bote era rientrato un attimo in casa, forse col suo assassino. Era sposato? Sì, aveva moglie e anche un figlio di primo letto che ogni tanto abita qui. Sono su in casa? No, li stanno cercando. La moglie è andata in città, metà della ditta Bote è in giro per rintracciarla. E il figlio, che è fotografo, è in giro per lavoro, sul lago, a quanto sembra. Quanti anni ha la moglie? La moglie ne ha 25. E quanti ne ha il figlio? 26. Beh. Sì, potrebbero essere fratelli. C'è del personale? Solo una governante, che in quel momento però non era in casa. Adesso dov'è? Sta lavorando in cucina. Allora, è stato aggredito qui. Poi si è trascinato fino al telefono. Ed è riuscito a comunicare il proprio nome e indirizzo. Ma non ha detto il nome dell'assassino. Non avrà fatto in tempo. Era designer di automobili? Sì. Vedi quel padiglione laggiù? Sì. Lavorava lì. Secondo la governante... progettava accessori raffinati, fanali di ogni tipo, paraurti, chiavi per macchina e non so che altro. Arriva la signora Bote.
È vero. Sì, è vero, purtroppo. Signora Bote, chi è stato? Chi è stato ad informarla? Ho telefonato in ufficio. Volevo parlare con mio marito e così me l'hanno detto. Stefan, questa è la signora Lose, la governante. Buongiorno, signora Lose. Io gliel'avevo detto che non mi occorreva niente per oggi. Che non c'era bisogno di fare la spesa, avevamo tutto. In dispensa c'era ogni ben di Dio, il frigorifero era pieno. Perché si è ostinata a mandarmi fuori? Che cosa significa questa domanda? Lo sa bene che cosa significa. No, io non so niente. Un attimo, per favore. Signora Lose, che cosa intende dire? Che la signora Bote aveva un suo motivo per mandarla fuori? Questo dubbio è meglio che se lo tolga da solo. Va bene, allora ci lasci un momento soli, per favore, signora Lose. Va bene. Grazie. Vorrei... Le posso fare qualche domanda, signora Bote? Naturalmente. Da quanto tempo eravate sposati? Da un anno circa. E suo marito aveva già un figlio, no? Sì, Eberhard. Di primo letto. Lui però non abita in questa casa. No, lui non abita qui, cioè solo di tanto in tanto. Ha una stanza sua al primo piano, però non la usa. O almeno la usa di rado. E lei saprebbe dirmi dov'è Eberhard Bote in questo preciso istante? Io credo sia andato al lago. Sì, a fare delle foto, è fotografo. Ed è figlio unico, vero? Sì. In che rapporti era col padre? Lo chiede a me. Mio marito imponeva a tutti la sua volontà. A tutti, e suo figlio non faceva eccezione. Intende dire che litigavano spesso? Oh, no. Con uno così era... Vede, mio marito si sentiva superiore, non litigava mai con nessuno. Gli era sufficiente dimostrare che era superiore. E lo era davvero? Sì, lo era. Lui era una persona eccezionale per come pensava, agiva, si comportava. Sì, ma questo è un ritratto un po' generico. Come devo interpretarlo? Era un matrimonio felice il suo. Signora Bote, ho visto morire suo marito. Mi trovavo per caso nell'ospedale in cui è stato ricoverato. Lui mi ha guardato, capisce? Mi ha guardato intensamente, come se volesse dirmi una cosa importante. Il dottore certo dice che è impossibile. Non poteva più dire niente perché il suo cervello non... Già. E poi come poteva sapere chi ero io? Certo. Lei dov'era stamattina verso le 11? Al giardino zoologico. Allo zoo? Sì, io... Eberhard deve pubblicare un libro di foto di animali. E io ne scrivo il testo. Ah. Una volta ero giornalista. Per evitare di incorrere in qualche errore, volevo chiedere informazioni a una guardiana dello zoo. Allora c'è una persona che può dire che lei era lì verso le 11. No, non credo proprio. La guardiana con cui volevo parlare oggi non era venuta. Hanno informato il fratello del morto. Sta venendo qui. Grazie, Harry. Signora Lose, che motivo crede possa aver avuto stamattina la signora Bote per insistere a farla uscire di casa? Io non voglio dire niente. Non è compito mio scoprire chi è stato. Credo nel buon Dio. Penserà lui a fare luce su tutto. Sì, d'accordo. Ma mi vuol dire che sospetti ha? No, non dico niente. Sono più di 23 anni che sono qui in questa casa e non voglio dare a nessuno proprio ora un buon motivo per mettermi alla porta. Io desidero solamente una cosa.
vedere come Dio la punisce. Io l'ho saputo soltanto adesso. Per poco non restavo secco. Ma chi mai può aver commesso un delitto così orrendo? È spaventoso. È successo qua dentro? Con che cosa lo hanno colpito? L'arma non è stata determinata per il momento. Suo fratello conosceva il colpevole perché è rientrato in casa con lui. Tu hai idea di chi potrebbe essere? No, nessuna. Indizi non ce ne sono? No, per il momento. Lei lo sa che mio fratello, da che è nato, ha sempre avuto una grande fortuna. Mai una difficoltà, né una preoccupazione, ma che tutto andava sempre come lui voleva. Però forse chissà, esiste una specie di bilancia. E ad un tratto capita qualcosa che ristabilisce l'equilibrio. Signor Bote, in che rapporti era con suo fratello? Molto buoni. Vero? Deve sapere che ero indispensabile a mio fratello, sotto molti aspetti, come confidente, come amico e anche, diciamolo pure, come servitore. Non sto mica esagerando, sa. Dovevo essere sempre a sua disposizione. Pensi che non potevo mai andarmene per i fatti miei la sera senza avergli prima comunicato per telefono un recapito dove potesse rintracciarmi in caso di bisogno. Sì. Lui era fatto così. Lei dov'era stamattina verso le 11? Cosa vorrebbe lei? Un alibi da me? Ma l'hai sentito? Non dirmi che l'hanno preteso anche da te. L'avevi almeno? Che fine ha fatto Eberhard? Chi lo sa? Così lo pretendete da tutti, un alibi inattaccabile. Addirittura da me. Chissà come si divertirebbe mio fratello se potesse vederci. Insomma, ce l'ha o no? Come le ho appena detto, mio fratello mi ha così abituato a render conto di ogni attimo della mia vita che non mi sarà difficile ragguagliarla anche su questa giornata così penosa. Signor Bote, dove abita lei? In città, nella Arnulfstrasse. Un appartamento al quarto piano dal quale mi godo la vista dell'intera stazione. Le posso citare a memoria l'orario ferroviario, ce l'ho qui, nelle orecchie. Permesso? Prego. Lo vede? Lo vede adesso? Non è mica cieco, sir. Lo vede sì che quei due sono avanti. Credo che potrei aspettare a casa mia che le cose si sviluppino. Sapete tutti dove trovarmi. Mi autorizza? Sì. L'ho saputo ora in ufficio che papà era morto. Buongiorno, signora Luce. Sono già informato. Lei mi ha detto ogni cosa. Ogni cosa?
Vuole interrogarmi, ispettore? Sì. Suo padre lo sapeva di voi due? Sì. Dunque, accettava la situazione? No. La sua era una forma di comprensione. Però non era affatto d'accordo. Lei non ha conosciuto mio padre. Osservava tutto con una ironia micidiale. Ormai saranno più di 5 settimane che non vengo in questa casa. Lei dov'era stamattina alle 11? Al lago. Io sono fotografo. Lo so, c'è chi può confermarlo. Io fotografo paesaggi, non persone. Sì, me ne rendo conto, ma sarebbe bene per lei avere un testimone. Sì, ma non ce l'ho. Lei non ha testimoni, né li ha la sua matrigna. Per di più, la governante sostiene che la signora Bote questa mattina l'ha mandata fuori a fare la spesa, benché non fosse necessario. Non era necessario far la spesa? Ma cosa racconta quella donna? Forse lei non lo sa, ma quella non ha le rotelle a posto. Venga un po' qua. Che cosa è andata a raccontare? Che è stata mandata fuori inutilmente? Che cosa voleva dire con questo? Io non ho detto niente. Si tolga dai piedi. Quella non ha il cervello normale. Non si può prendere sul serio quello che dice. Comunque, io i testimoni non ce l'ho. Uno ce l'ha, invece. Ma io non ho incontrato nessuno. Però ha scattato delle foto, no? In base alla posizione del sole, è possibile stabilire l'ora. Ah già, lei ha ragione. Solo un poliziotto poteva venire in mente. La posizione del sole. Io non ci avrei mai pensato. Li do a lei, Rollini? Sì, certo. E anche la signora troverà dei testimoni. Allo zoo c'è sempre qualcuno. Lei lì conosce diversa gente. Custodi, intendo. Hai chiesto quelle informazioni? Insomma, ci sarà qualcuno che ti ha vista? No, Eberhard. Ma non è possibile. Prova a riflettere. Cerca di rifare col pensiero il percorso della tua visita. Ma su, dai, concentrati. Io ci ho provato fino adesso. Devi riuscirci, Elena. Vedrà che adesso le viene in mente, ne sono sicuro. E poi allo zoo c'è sempre tanta gente, come dice lei. Vado a prendere i rulli. Va bene, Billy? Sì. Il movente per un omicidio esiste ed è tipico. Non sarebbe meglio portarli in questura? No, non ne sappiamo abbastanza. Il rumore dell'ascensore mi avverte che ho visite. Abitiamo solo noi qui. Noi chi? Mio figlio Ralph e io. Prego, si accomodi. Immaginavo che sarebbe venuto. Grazie. Ho un paio di domandine da farmi, dico bene? Complimenti, ha quasi indovinato. L'appartamento è vecchio. Ha l'unico vantaggio di essere centrale, proprio davanti alla stazione. Come può sentire? Mio fratello preferiva un lussuoso silenzio. Il padiglione in mezzo al parco. Tra nugoli di libellule in volo. È proprio come libellule. I suoi pensieri svolazzavano nel mondo della tecnica. Già. Scusi un attimo. Ma è stata lei a scrivere quell'appunto? Comunque lo cancelli. Ha capito? Deve cancellarlo. Sì, signora, subito. Lui aveva molta fiducia in me. Vede, noi due ci completavamo. Sì, davvero. Lui era un genio. E io l'opposto.
una nullità. Che cosa preferisce? Un tè o un liquore? Che età ha suo figlio? Ralph, 28 anni. È musicista. Suona il pianoforte. Chissà da chi l'ha presa, questa sua vena artistica. Da me non l'ha presa davvero, eh? È un regalo di mio fratello, sa, questo. Un bel giorno se n'è arrivato qui con un piano. Costoso. Che animo generoso. È questo che pensa? Dove suona suo figlio? Già. Lo sa dove suona? Nel bar del Palace. Ogni pomeriggio dalle 2 in poi. Mio figlio è un pianista abbastanza mediocre. Perché regalargli un piano a coda? Per prenderlo in giro. Mio fratello non badava a spese pur di mettere qualcuno all'agonia. Non ricordo più, scusi. Tè o liquore? Un tè, grazie. In fatto di tè, io sono un esperto. Ho imparato a Java. Ah, è stato fino a Java, lei? Uh-huh. Per suo fratello? Mi ha spedito laggiù a comprare una piantagione di tè. Il nostro tè, produzione di famiglia. Credo che non l'abbia nemmeno assaggiato. Per lui tutto era dovuto. Era convinto che essere fortunato fosse un suo diritto. Quindi riteneva del tutto naturale aver successo. E lei non ne ha avuto? No. Neanche un briciolo. Non ho mai avuto a che fare con la fortuna, io. E neanche con la tranquillità. Per tutta la vita sono stato costretto ad arrancare in mezzo al disordine, che mio fratello non poteva sopportare. Così mi ha preso e mi ha inserito nell'ordine assoluto e totale, nel suo ufficio. E da quel momento sono diventato anch'io parte del suo ordine. Manovrato come una pedina o una marionetta. Signor Bote, grazie. Può dirmi qualcosa circa la relazione di sua cognata con il figliastro? Certo. Le ripeto, mio fratello ha sempre avuto una grande fortuna. Questo fino a un anno fa, quando ha conosciuto Elena. Neanche una settimana dopo decisero di sposarsi. Eberhard in quel periodo si trovava in Francia per fare una serie di fotografie. Era piuttosto difficile trovarlo. Finalmente si fece vivo, il padre gli disse: Eberhard, mi sposo. Allora lui prese la macchina e si precipitò a Monaco, ma ormai non c'era più niente da fare, era troppo tardi. Il pranzo di nozze era già alla fine. Mi ricordo che entrò, stravolto, la barba lunga. L'ho ancora davanti agli occhi mentre lancia a capotavola uno sguardo penetrante come una freccia. E vedo Elena levare il capo e guardarlo. Si guardarono e, secondo me, fu esattamente in quel momento che la scintilla esplose. Un colpo di fulmine, ecco. Buonasera. Io non riesco proprio a capire. Cos'è che non capisce, signora Lose? Come mai non arrestate nessuno? Dov'è la signora Bote? È di sopra che cerca di telefonare. Sto chiamando Eberhard, ma sembra che non sia in casa. Oppure non vuole rispondere, non so. È già da parecchio che gli telefona. Lei lo ama, vero? Sì. Intendeva separarsi da suo marito?
Sì. Però suo marito non era d'accordo. No, lui non voleva. Diceva che facevo uno sbaglio. Che è nella natura stessa degli uomini cedere subito ai sentimenti. Ed è questo il loro maggior difetto. E non avete mai litigato per questo, neanche una volta? Con lui era impossibile. Diceva sempre che è tipico degli sciocchi litigare. Signora Bote, lei ama Eberhard al punto di fare qualsiasi cosa per lui? Sì. Ha ucciso lei suo marito? Ciao, Harry. Oh, Stefan. L'esito dell'autopsia è arrivato ora. L'arma è ignota, ma si esclude sia un coltello. La ferita è larga 1 centimetro e non è molto profonda. Chissà, forse hanno usato un martello o qualcosa del genere. C'è Eberhard Bote. Fallo entrare. Prego, signor Bote. Buongiorno, signor Bote. Buongiorno. Buongiorno. Ho qui le sue foto. Lei è un bravo fotografo, sa? Sono ottime. E la posizione del sole? Prego. Beh, quella ovviamente è ancora da controllare. Sì, ce la facciamo a essere per le 11 al lago. Portiamo anche il nostro fotografo. Così rifarà le identiche inquadrature che ci diranno l'orario esatto, mediante le lunghezze delle ombre. Dov'era stanotte? Come dov'era? La sua matrigna ha cercato disperatamente di rintracciarla e anch'io, glielo confesso. Non era in casa o non voleva rispondere? Perché me lo domanda? Non voleva parlare con la sua matrigna? Dica amante, è più esatto. Non ero in casa mia. Mi sono trasferito in albergo. Ah, ecco. Era in albergo. In quale, scusi? Ma come fa a non capire in che stato d'animo mi trovo? Dunque, in base a quanto emerso dall'autopsia, il cranio di suo padre è stato spaccato con un oggetto. Con un oggetto che aveva una piccola superficie d'urto. Un oggetto di questo tipo. È una chiave per i bulloni delle ruote. Pensa che mio padre sia stato ucciso con questa? No, io non l'ho detto. Ho soltanto indicato quale forma poteva avere l'arma. Io non sono uno che saprebbe uccidere suo padre. Sì, lo so che cosa ha in mente. D'accordo, io lo odiavo. O meglio, odiavo il suo carattere. Quando sono andato da lui e gli ho detto: senti, papà, Elena vuole lasciarti e vuole venire a vivere con me. Lui ha sorriso. Sì, proprio così, ha sorriso. Come sei pallido, ha detto. Su, prenditi uno schnapps, vieni qui, siediti e bevi prima. E io gli dicevo: papà, forse tu non hai capito. Ma come no? Certo che ho capito bene. Siete turbati tutti e due e subito drammatizzate la situazione. Calma, ragazzi. Comunque devo riconoscere che se non altro siete onesti. Sapeva dove voleva arrivare.
A farci sentire ridicoli. È venuto fuori qualcosa al lago? O è lui l'assassino, oppure è lei. Voglio telefonare al fratello di Bote e chiedergli... Non è necessario. Ha lasciato detto dov'è. Ecco qua. Dalle 14 in poi all'Hotel Palace. Giorno, signor Bote. Signor Derrick, non l'aspettavo. Eberhard, vi stava giusto raccontando che siete stati al lago, la questione delle foto, eh? A me quest'idea non sarebbe mai venuta, ma la trovo splendida. Grazie, grazie. Ero un po' preoccupato per Eberhard perché non riuscivamo a rintracciarlo, ma poi ho pensato che poteva essere venuto qui da Ralph. Un momento, prego. Scusi. È della polizia, vero? Me l'avevano descritto. E con molta esattezza, devo ammetterlo. Ralph Bote. Molto lieto di conoscerla. È riuscito a distruggere Eberhard, lo sa? Davvero? Sì. Credo che gli abbia fatto capire chiaramente che lo ritiene l'assassino. Questo è semplicemente assurdo. Ne è convinto? Sì. Deve sapere, io conoscevo bene mio zio, il padre di Eberhard. Lui era un uomo che aveva l'arte di... Sì, per me è un'arte... di riuscire a farsi odiare, odiare a morte. E così qualcuno che non riusciva più a sopportare mio zio, un bel giorno l'ha tolto di mezzo. Io gliel'ho detto subito a mio cugino. E vorrei che mi desse retta. Non ce la faccio più a stare qui. Paga tu per me. O lei ha ancora qualche domanda? No, vada pure. Eberhard. Seguilo, papà. Sì, permesso. Prego. Non riesco a farlo ragionare. Venga, sediamoci un momento. Certo, è una brutta storia. Ci ha messi tutti in uno stato spaventoso. Anche lei? No, me no. Come mai lei no? Non fa parte della famiglia? Io avevo ben pochi contatti con mio zio. Una volta sì. Una volta avevo una grande ammirazione per la sua personalità. Ma poi non ho più accettato le sue pretese. Scusi, che genere di pretese? Si riteneva un individuo superiore, un modello di ogni virtù, l'uomo più saggio dell'universo, e che quindi era incapace di sbagliare. Ecco che cos'era che non sopportavo in lui. Comunque, le ha anche... Sì, voglio dire, le ha anche fatto un bel regalo, un pianoforte. Gliel'hanno detto? Mm-hmm. Sì, è vero. Un bel giorno mi è arrivato in regalo questo preziosissimo strumento. All'improvviso, inaspettato. Un omaggio. Da allora, da quel giorno fatidico, ogni tanto il pianoforte veniva aperto. Soltanto se c'erano degli ospiti, però. Lui mi veniva accanto e diceva: mio nipote, giovane e dotato musicista, vorrebbe farvi ascoltare un brano del suo vasto repertorio. Io sono pochissimo dotata. Sono uno come tanti. Beh, un giorno mio zio mi domandò: di un po', quali chance tu pensi di avere come musicista? E io: nessuna, credo, perché sono un mediocre. E lui: possibile. Dimmi che cosa ti serve. Hai bisogno di un insegnante? Vuoi che ne assuma uno? Chi vuoi? Rubinstein? Un po' crudele, vero? Rubinstein, in effetti. Scusi, ma per caso sa come stanno le cose fra Eberhard e la sua matrigna? Voglio dire, che genere di rapporto c'è tra loro? Buon Dio, il loro è il romanzo d'amore del secolo. E non faccio dell'ironia, le assicuro, ma si tratta di un rapporto eccezionale. Di un qualcosa che, se capitasse a me, francamente la riterrei la peggiore delle sventure. Ma perché? Si perde il dominio di se stessi, della propria volontà. Un altro ci fa da padrone. Mi scusi, devo tornare al piano. Mi pagano per suonare. Aspetti. Ha qualche idea su chi possa essere l'assassino? Nessuno.
Ma che razza di mestiere fa lei? Appena spunta semina in tutti angoscia e terrore. E tutto questo in nome di... come lo definisce lei? In nome della legge. Ah, che sollievo. Temevo in nome della giustizia. Avrei ancora una domanda. Lei in che rapporti è con Eberhard? Intendo rapporti personali. Siamo buoni amici. È quasi un fratello. La ringrazio. Harry, per favore, aspettami in ufficio. D'accordo, ci sono novità? Può darsi che entro oggi riesca a risolvere il caso. La polizia è di nuovo qua. Signora Bote, è inutile che insista. Eberhard è andato a stare in albergo. E perché? Non lo so, ma lei stasera lo vedrà. L'accompagnerò io. Va bene. Ma guarda un po' chi arriva. Elena, sono contento di vederti. Buonasera. Accomodati. Sì, siediti, mangia qualcosa con noi. La cucina è ottima. Grazie. No, grazie, non ho appetito. Anch'io preferisco non mangiare. Vorrei soltanto un po' d'acqua minerale. Subito. Da quant'è che non prendi qualcosa? Da ieri sera. Anch'io non sono più riuscito a mandare giù un boccone. In ufficio da questo momento in avanti dovrò affrontare responsabilità notevoli. E io mi sto chiedendo come riuscirò a cavarmela. Tuo padre non si occupava mai degli affari, però non so come... per noi era come se fosse sempre presente. C'era. Era lì. E adesso ci manca. Lo sentono tutti il peso di questo. Della sua mancanza, intendo. Sì, questo è vero. Eh sì, bisogna riconoscerlo. Era un uomo fuori dal comune. Non ce ne sono altri così. Tu che ne pensi, Ralph? No, assolutamente. Lui non era un uomo qualsiasi. Ma comunque non aveva il diritto di far pesare la sua genialità e i molti altri privilegi di cui godeva. Sì, questo è vero. Tutti noi combattiamo contro difficoltà che mio padre certamente non aveva. No, non le aveva. Per questo a volte poteva sembrare inumano. Ho saputo che hai provato a telefonarmi. Sì, più o meno ogni ora. Davvero ogni ora? Io non ero in casa, sono stato in giro... quasi tutta la notte. Ho vagato senza una meta precisa. Devi capirmi. Non riesco ad accettare il fatto che lui sia sparito. Lo so, nessuno amava mio padre. Anch'io a volte dicevo che lui è... che era disumano. Però gli volevo bene. Questo l'ho capito soltanto ieri, quando giravo per la città come un pazzo, senza voler vedere né sentire nessuno. Io...
Io, nonostante tutto, gli volevo bene. Vieni. Scusateci. Dove volete andare? Lasciali fare. Devo scusarmi con lei per quello che è successo. Vede come ci si alza da tavola al giorno d'oggi? Se ne vanno uno dopo l'altro, come niente fosse. Allora, ha capito come stanno le cose qui? È stata lei. Lei ha brutalmente ucciso mio fratello. Certo, lo nega, ma Eberhard non le crede. Ecco perché se ne va in giro per la città. Fra loro due c'è un morto. Ora lui scopre di amare suo padre. E anch'io. Ora amo mio fratello. Può darsi benissimo che a lei abbia detto il contrario. Ma ora che non è più qui, io sento un terribile vuoto. E vorrei tanto che tornasse in vita. Dunque, lei afferma che Helene Bothe ha ucciso il marito. È in grado di provarlo? Provarlo. Basta avere gli occhi. Mi scusi, ma anche a me è passato l'appetito. Senta... No. Qui chi è nostro ospite non paga. I conti vengono mandati automaticamente all'ufficio. Mio fratello l'ha invitata a cena. Penso che a questo punto si sia fatto un'opinione. Sì? Quale? I dati raccolti indicano nella moglie la probabile assassina. Temevo che arrivassi a questa conclusione. Comunque, non è il solo a pensarla così. Eberhard è convinto che sia stata Helene a uccidere suo padre. Gliel'ha detto in faccia. Ovviamente lei giura e spergiura che non l'ha fatto. Però lui niente, non si lascia convincere. Evidentemente avrà buoni motivi per crederlo. Sì. Ed è questo il guaio. È ovvio che abbiano esaminato con cura ogni modo possibile per tentare di uscire dalla situazione. Mio zio evitava sempre qualsiasi discorso in proposito. Lo evitava sorridendo, facendo finta che il problema non esistesse. Così loro hanno riflettuto a lungo, fino a trovare il modo di liberarsi. Quale? Quello di ricorrere all'omicidio? Lui crede che sia stata Helene. Come fare a persuaderlo che non è vero? Ce l'ha un alibi almeno? No, non ce l'ha. Ma era allo zoo. Però non ha testimoni. E questo può essere molto grave? Grave? No, non è detto. L'assenza di un alibi è una cosa di cui si prende atto all'inizio, ma grave lo diventa soltanto in caso affiorino dei sospetti. E ce ne sono? Giudichi lei. La signora Lose, la governante, ha dichiarato che Helene Bothe l'ha costretta a uscire per fare la spesa, e senza alcun motivo. Oh, buon Dio, questa potrebbe essere una pura casualità. La governante ha certo travisato le cose. Vede, è una donna bigotta, piena di astio. Posso dimostrarlo se vuole. Sarebbe utile. Non ce n'è bisogno, lo so già. Che altro c'è contro Helene? Motivi psicologici. E sono sufficienti? Sì, per suscitare sospetti, nient'altro. Ma l'assassino ha agito scopertamente. Voglio dire, ha incontrato mio zio davanti alla porta di casa sua. Questo è esatto. L'assassino è entrato assieme a suo zio. Già. Ha corso un grosso rischio. Ma può anche darsi che lui in quel momento ancora non sapesse che poi l'avrebbe ucciso. Ah, sì. Sì, questo è possibile. Ecco, facciamo un'ipotesi. Helene può avere incontrato suo marito proprio davanti alla villa ed essere poi entrata insieme a lui. Niente esclude che dopo mesi di continui tormenti in lei sia esplosa una reazione violenta.
Una furia omicida. Ne conviene? Sì, fin qui la tesi è sostenibile, sì, sì. Sì, sostenibile, però da questo punto in poi non quadra più niente. Per esempio, il cadavere è stato esaminato? Sì, è stata fatta l'autopsia, naturalmente. E cosa è risultato? Una frattura del cranio provocata da un oggetto avente... Sì, una limitata superficie d'urto. Però non siamo in grado di dire di che oggetto si tratti. Ma come sarebbe a dire? È un dato importante. Avrete almeno qualche idea circa il tipo? Un oggetto di metallo? Dovrebbe essere, non so, una chiave inglese, qualcosa del genere. Di preciso non sappiamo. Se è così, possiamo stare tranquilli. Questo scagiona Elena. Ne è convinto? Ma certo. Mettiamo che si sia trattato di un impulso incontrollabile, di un'esplosione di collera. Chi aggredisce afferra l'oggetto più vicino e comunque qualcosa che trova lì in casa. E che cos'è? Cosa si trova in una casa? L'arma usata non è stata trovata. Mi scusi, ma lei poco fa mi ha detto che il cranio è stato fratturato. Ora io le domando quanto è difficile compiere un atto del genere. Ci vuole molta forza. Insomma, la forza di un uomo, no? Non è affatto necessario. Dipende dall'arma che viene usata. No, no, no. Mi permetto di insistere. Ci vuole la forza. Maschile, intendo. Lei glielo deve dire a Eberhard che è così. Io non ho fatto altro che ripeterglielo in queste ore, ma lui non mi dà ascolto. Lei potrebbe convincerlo. Perciò la scongiuro. Glielo spieghi lei. D'accordo. Meno male, ora sì che ho voglia di suonare il pianoforte. E di dedicare il pezzo a Rubinstein, che mio zio intendeva assumere come mio maestro. Ecco il suo allievo. Che diavolo fa qui? È ubriaco per caso? È stata lei ad ucciderlo. Che cosa? Cosa sta dicendo? È stata lei ad ucciderlo. Dov'è Helene? Si rifiuta di alzarsi. Forza, si tiri su. Ha ucciso lei, mio padre. Chi è stato a dire questo? Ha ucciso lei, mio padre. Elena ha detto sono stata io? Oppure ha detto l'ho fatto io? È stata lei ad ucciderlo. Tu non ci credi che sia stata lei? Va bene che non ha confessato, però lo sai anche tu che tutte e due avevano pensato a questa soluzione. Derrick. Signor Derrick,
Sono Georg Bote. Mio figlio mi ha raccontato quello che è successo. È vero che Eberhard ha ucciso Helene? Lui stava andando a trovare Eberhard in albergo quando l'ha sentito. Mio figlio si sta comportando in modo strano. Non so che cosa gli sia preso. Vedo un po' lei. Chiedo scusa, stavo accordando il pianoforte. Valgo poco come pianista, però ho abbastanza orecchio per guadagnarmi da vivere anche come accordatore. Mi mostra quell'arnese? Prego. Una specie di martello. Sì, e lo è in parte. Serve per accordare. Se vuole posso farle vedere come si usa. Come sta Eberhard? Il medico dice che probabilmente resterà finché avrà vita disturbato psichicamente. Se non altro, lui avrà il bene di sapere perché e per che cosa soffre. Così forse riuscirà a trovare una specie di tragico equilibrio che nessuno gli dovrebbe togliere. Accorda anche altri pianoforti oltre il suo con questo strumento? Sì, qualche volta ho accordato anche il piano di mio zio, prima delle sue serate musicali. Ce n'era una in vista? La settimana prossima avrebbe condito un ricevimento di musica classica. Ma insomma, Eberhard ha detto qualcosa almeno? No. Si limita a ripetere: è lei che ha ucciso mio padre. Lei sta pensando se con quello si può uccidere un uomo, vero? Sì. Sta pensando forse che sono stato io a uccidere mio zio, colpendolo sul capo con quell'oggetto. Sì, lo sto pensando. Se permette, mi approprio un attimo dei suoi pensieri. Io sono arrivato a casa dello zio nel momento in cui lui stava per andarsene. Io potrei aver detto: non ti voglio trattenere, sono venuto soltanto per accordare il tuo pianoforte. È questo che sta pensando? Esattamente questo. Mio zio potrebbe aver detto: non c'è nessuno in casa, entriamo così ti lascio le chiavi. Dopodiché può essere entrato insieme a me. E mentre io toglievo dall'astuccio quel ferro, lui potrebbe aver detto qualcosa come: alla serata della prossima settimana ho invitato anche un critico. Mi dispiacerebbe se questo signore mi tirasse in disparte per dirmi che ciò che ha tratto dal piano mio nipote non è musica, ma soltanto un rumore. E può anche aver aggiunto qualcosa come: beh, in fondo anche i rumori si possono vendere e comprare. Io dico che una frase così può provocare una brutta reazione. E può indubbiamente scatenare in un uomo una violenza bestiale e cieca. La sua confessione è giunta opportuna. Non ritengo che questa sia l'arma del delitto. Lei se ne è disfatto dopo l'omicidio. Ma no. Di che confessione sta parlando? Non vorrà dire a Eberhard che la donna che ha amato fino alla follia, lui l'ha uccisa per un errore. Per lui questa sarebbe di certo la condanna più terribile.
Sì, quel povero ragazzo fa pietà. Signor Bote, la dichiaro in arresto.